Come è andata innanzitutto? A parte la stanchezza, benissimo. Tutto molto collaudato, devo dire. Tutto sempre più bello. Sembra di rivivere le emozioni del primo anno, anche se ci sono tanti punti di forza. Io non sono superstizioso, non lo sono per niente, voglio dire, però non so se è il 2017, non so se l'annata era pregna di negatività, non so, abbiamo avuto qualche difficoltà nel preparare, nell'organizzare qualche, però alla fine si risolve tutto, voglio dire, quindi questo è quello che conta. L'importanza è che le cose si fanno. Le difficoltà, in uno che organizza, in chi organizza delle cose di questa portata, chiaramente le difficoltà e problemi ce ne sono, ce ne saranno sempre. Quando vengono portate a soluzione vuol dire che gli operatori che lavorano intorno al progetto hanno avuto la capacità di superare essendo positivi, cercando la positività, non la negatività. Questo per me è importante, l'ho sempre detto, vedo in loro, i loro volti, quando qualcosa, la loro contrarietà quando qualcosa non va per il giusto verso. Ma ripeto, quello che è importante è risolvere i problemi. A proposito di positività, ne abbiamo parlato negli scorsi aggiornamenti di Reggio a Canestro, è una storia bellissima, le 5 ragazze che si mettono insieme per provare a fare il basket femminile a Logri. Adesso sono più di 5, l'obiettivo è di provare realmente a fare qualcosa di buono. Se ho capito bene, ho avuto una bellissima notizia ieri dal presidente della federazione, del comitato Calabria, Paolo, che mi diceva che probabilmente riusciremo ad avere delle squadre femminili a partire dagli esordienti, gruppi di 6, in maniera tale che trovino la loro identità già da bambine e quindi man mano che crescono riescono poi ad aggregare e a migliorare numericamente, a incrementarsi. Questa è una cosa molto bella, perché da 20 anni che sono in questa attività ho sempre cercato il gruppo femminile. Quando mi arrivavano a 12 anni le bambine se ne andavano perché restavano uno o due e non riuscivo a fare il gruppo. Adesso invece, grazie a Lucia Rossi, che questo non bisogna mai dimenticarlo, è riuscita a fare veramente delle cose eccezionali. A questo proposito dico che Lucia qui è diventata il pilastro principale. Posso capire i suoi momenti di stanchezza, però senza di lei non si va da nessuna parte, perché è veramente quella intorno a cui ruota tutto. Poi c'è Roberto, Nino, tutti quelli che vogliamo, Sergio, Euprepio, Francesco, le ragazze che ruotano intorno a loro, ma è Lucia il motore, secondo me, e questo non finirò mai di dirle, le voglio bene. Sono arrivato oggi e le ho dato un bacio perché ieri era veramente stanca. Ovviamente ringraziamo tutti Lucia, anche perché vedere un'amministrazione con tanti componenti e fondamentalmente non si lamenta nessuno, sono tutti felici di giocare o di assistere, qualcosa di magnifico. E probabilmente in mezzo a tutta questa positività, se vogliamo trovare qualche negatività, mancano manifestazioni come questa nel resto della Calabria, non soltanto sulla costa ionica. Guarda, io mi lamento della mia terra perché appunto non ha, ci mettiamo sull'uscio di casa per dire a quello che dice mo quello che vuole fare, ma tu perché non fai? Anziché vedere quello che fa l'altro, no? Perché non prendi un'iniziativa? Ma fai piccole cose, non è che dobbiamo fare chissà che cosa. Noi siamo partiti, io ieri l'ho detto in quelle due parole che per il saluto ai bambini, quando siamo partiti, tu ricorderai Giovanni, siamo partiti per divertire le società del territorio, per divertirci qua localmente, e poi piano piano si è allargato così. Vuol dire che qualcuno ha creduto in questo progetto. Allora fate, la Calabria non crescerà mai. Io non sono, lo sapete tutti, io non sono nato con il basket e nel basket. Io sono nato una persona normale della strada. Qualcuno mi ha detto, vedi che c'è uno sport che si chiama basket, mi sono avvicinato per capire di che si trattava, sono passati 20 anni, sono ancora qua, l'entusiasmo, malgrado i miei acciacchi e la mia vecchiaia, non mi manca mai, non so che dire più di questo. Io fin quando avrò vita continuerò, perché vedo queste meraviglie qua che crescono, che hanno bisogno di trovare un loro spazio.
Io per allargare il discorso, se il presidente mi permette, meno bombe di quelle normali, più bombe dei fuochi d'artificio che abbiamo visto ieri, dove i bambini erano estasiati. Quello per me è sempre il momento toccante. Avevo invitato infatti molte persone che purtroppo per motivi diversi erano assenti, non ultimo la presidenza si trovava a passare e l'amico mio Nicola Irto, che è il presidente del Consiglio regionale, dico cerca di arrivare andando a Roccella, che devo ringraziare anche perché ha sostenuto moltissimo questa come ente istituzionale, voglio dire, ha patrocinato e sostenuto questo progetto. E dico cerca di passare perché volevo farti vedere proprio il momento d'inizio dei ragazzi con i fuochi, con la bandiera tricolore, con i palloncini, con tutto quello che poi i presenti avete potuto notare. Per me è un momento veramente toccante, mi commuove, perché vedo la sensibilità del bambino di 8, 9, 10 anni, ci crede e io non posso deluderlo. Questa è la cosa bella. Quindi. Ci vediamo l'anno prossimo. Io credo di sì. Mi volete, posso venire. Tu puoi venire quando vuoi. Puoi venire quando vuoi, mi conosce, io mi scuso sempre per i nostri limiti, per le nostre possibili negatività, che in un contesto così macroscopico, per l'Ocri, non perché poi non è niente di eccezionale, però l'Ocri non ha strutture, possibilità, mezzi, non solo anche di carattere economico, voglio dire, se i bambini ancora stanno andando in giro a vendere il bigliettino di un euro per fare la rifa, vuol dire che noi sappiamo anche che finiti i tre giorni ci dobbiamo anche confrontare con quello che sono state le spese, le uscite, però noi siamo contenti di questo. Io spero, mi scuso, ripeto, se ci sono stati dei limiti e delle cose negative, però credo, spero di essere ancora vivo, presente e operativo. Andremo a caccia dei limiti anche se non ho visti, e ringrazio il Presidente. Alla prossima. Grazie a te.